Allora, amici di TV Via Var, buonasera a tutti. Mentre sul campo centrale va in scena il derby della chiamata discussa fra Spons e Scats, e sul campo 2 c'è Pancioni che fa la pubblicità allo Stabilo Boss, abbiamo qui l'imperatore del fango che è reduce da un match impegnativo assai. Raccontaci un po' il tuo match, Paolo. Una bella battaglia, risultato 6-3-5-4 per me, 30 pari e poi è finito il tempo, come al Diciamo solito. che quelli dell'ora dopo hanno un po' pressato e Sì. Paolo però di sua iniziativa No, me ha ne deciso sono di andare andato, via, perché 30 io ero in pari. campo, ma lui pressato non voleva giocare il game di fretta e ha detto che tanto ha capito, secondo me, Stavo 5-1, ha capito a che secondo me lo avrebbe 5-1. perso questo secondo set, perché Quindi dal 5 a 1 niente, ha iniziato a far pallettare con il grande io Boris. ho cominciato a giocare all'Anelli. Penso che si è drogato, non so quante pasticche si è preso perché ha ripreso tutte le palle destra-sinistra. Poi chiedeva al tempo le campane che No, suonavano, tutto chiedevo si la è bombola inventato. d'ossigeno più che altro, perché uno scambio con Però Anelli dura in media 2 minuti. bravo, Però, insomma, ho bravo. Non capito ci ho a un certo fatto niente. punto sul 3-6-1-5, palle marroni, fango e campane, ho capito che se avessi spinto, continuato a spingere non avrei avuto nessuna chance. Anche perché io spingevo, Paolo buttava la racchetta a caso e o gli usciva la palla corta o gli usciva il pallonetto. Così Esatto. per caso, però comunque la palla sempre sulla riga gli finiva, da una parte o Non ha più dall'altra. spinto E quindi ho niente, non capito ci può che appoggiare. spingere sul fango non serve, non paga, specialmente contro l'imperatore del fango. È vero, stai prendendo Mi le sono colpe mille. anellizzato e devo dire che E insomma. quindi niente, non vinco e amen. Niente, quindi Paolo possiamo dire che esce dai L'ufficiale top 20. top 20, sì. Esce. Peccato Paolo, perché Quindi se no la avrei giocato prossima ancora settimana volentieri c'è. con te. Tutti amo il gioco la prossima settimana. Eh sì, eh sì. Vabbè, c'è Spons che ti ha sfidato. Non so, mercoledì. Vabbè, Mercoledì con Spons. pochi punti. Vediamo un Rischio attimo, vediamo il grande Spons intanto. per Vediamo uno tutti. scambio fra il grande Spons e Scats. Palla corta di Scats. E guardate Spons, pallonetto, twinner, 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 twinner. Ma no, dai. Twinner, ci dovevi fare il Diretta via twinner. In diretta satellite. via satellite abbiamo assistito a uno scambio Cioè. epocale. Amici di TV Via Lara, abbiamo qui il presidente Chino sul suo studio matto e disperatissimo. Ma lui dice. Chatta su due telefoni, c'ha il computer e il Firma POS, contratti. cioè veramente un uomo multitasking, che dire poco. Ciao Infatti devo dire ragazzi. che si comincia a intravedere anche una parvenza di gobba, Fabio, io non vorrei dire, ma Ci siamo quasi. secondo me ti stai un po' leopardizzando, Ah sì? Comunque dai, raccontaci un po', dacci qualche commento Il di questa. vostro match, devo Il nostro match raccontare. non lo puoi aver visto, potresti aver sentito qualche mia smadonna, No, qualche neanche mio Paolo troppo, infatti vaffanculo. pensavo stessi a prendere 6-1-6-1, invece Beh, finito sul fango. qualche Ma stiamo Anelli 6-3, vaffanculo. 6-3-5-1, vai. Mandai messaggi, Anelli, non asciugare troppo bene il campo, No. mandai messaggi oggi. Ma se gioca. Ma Sì, scusa, se gioca, asciugamo di meno, Allora, Dio. scusa, io rivoliamo un retroscena. Io al maestro Fabio gli ho chiesto il sintetico per giocare con la merdaccia, mica me l'ha Però dato, era bagnato, non sarebbe stato un match eh. Vabbè, perché invece regolamentare. sul fango è regolare. Fisce assolutamente, siamo usciti, Dai, siamo esce, qua. esce, esce. Allora, senti, parlaci un po' di questo Scats Spons, dai, come li vedi? Un match al limite del tragicomico, secondo Possiamo me. chiamarlo? Però, Possiamo definirlo? vai, sponsor, vai, cazzo. Possiamo definirlo il derby della chiamata discussa? No, No. secondo me no, Ah, perché yeah. Scazzocchio quando chiama non discute, No, è giusto, chiama hai e basta. Mentre ragione. Allora Spons non chiamiamo chiamando lascia comunque quell'aleatorietà, spazio all'inventiva al del mistero. campo. Scazzo invece Non lascia adito a non lascia dubbi, discussioni. è fuori punto. Comunque vorrei notare che anche Spons pubblicizza lo Stabilo Boss, oltre a Pancioni. Siamo. Un attimo, Ecco, stop, perché questa ora non maglietta si può fare fucsia, questa questa maglietta cosa qua. fucsia, C'è il vediamo. battitore per gli amici che vogliono imparare il gioco del tennis. È il battitore che detta il ritmo dello scambio del Sì, tempo. Quindi, però. se il battitore si vuole avvalere di 5 secondi, può farlo. Di certo, il giocatore di risposta non può fermare il gioco. Ma questo è il devi alare, è Ma un'altra sì, devi storia. alare un'altra È cosa. un'altra cosa. Comunque, pure E Adriano dice di farti l'antidoping. ragazzi, cioè. Possiamo dire che il lavoro del maestro Leo si comincia a vedere, no? Paolo ha visto, insomma, atleticamente,
allo scadere della seconda ora ero lì che facciamo un ragazzo nuovo che gioca anche decentemente, vedo, ma che ci sta a fare tanto match, eh? Cioè, sai, sta scagliando. Volevo spiegare come funziona la classifica sociale, ragazzo, no, Pacioni non si è palesato nelle due ore di sfida, Riccardo. Non si è palesato, che non gioca la sfida? Stanno palleggiando. Cuor di leone, cuor di leone Pancioni. Dovete palleggiare. Questo non gioca male. Però è quello il problema. È NT. Non tesserà. Non lo sa Pancioni. Va bene Paolo, quindi te ne vai con le orecchie basse, la coda fra le zampe, il culetto rodente e l'uscita dai top 20, per cui insomma una buona settimana. Due ore non bastano, tocca prendere tre ore adesso. Ma tanto guarda, io ho capito che con Paolo sul fango lo scambio... Abbiamo perso questo punto di scazzocchio. Cazzo, adesso mandiamo Paolo a fanculo a casa. Ciao ragazzi. Adesso mandiamo Paolo a fanculo a casa e io e il maestro Fabio ci sediamo a godere questo match imperdibile. Che vi racconteremo più tardi, perché obiettivamente questo è il match clou della giornata. Questo giro ci dicono, avete rotto il cazzo? Perché la tensione non si sente. No, sicuramente. C'è il classico clima amichevole di sabato pomeriggio al cinema. Sì, di quelli giochiamo per divertirci che se ne frega. Già ci ha dato tre occhiatacce, Va bene, allora amici di TV Vialar, per il momento ciao è tutto, un Paolo Anelli soddisfatto e un maestro Fabio un po' gobbo vi salutano e vi diamo appuntamento più tardi dopo la fine del match fra Scazzo e Spons. Tu non so se resti qui con noi o scappi da tua moglie a farti frustare. Va bene. A proposito, vorrei segnalare agli amici di TV Vialar agli amici di TV Vialar che sul sintetico è in scena il derby di Pietrosanto, in cui Pietrosanto Junior è già più forte del padre, possiamo dirlo? Porta i colpi in maniera più pulita e ortodossa, insomma. È sicuramente più tecnico. Solamente l'altezza ancora lo penalizza, diciamo, che non è alto quanto la rete. La lunghezza delle leve. Sì, esattamente. Diciamo, va bene. Leve un po' forte, ma i colpi... Diciamo, però insomma, diciamo che è una grande promessa del Vialar, Pietrosanto Junior. Attenzione. Senti, allora, maestro Fabio, salutiamo tutti, andiamoci a godere questo match e poi a più tardi. Ragazzi, mi dispiace per voi, ma noi abbiamo Spons Scherzo. Ragazzi, grande tennis.